cominciare a salire sul palco un attimino. Buongiorno a tutti. Allora, io vi vedo la scaletta. Allora, abbiamo molto dolcemente, ok? Noi strappiamo le etichette, tranquillamente le leviamo, facciamo tranquillamente. Possiamo anche buttare la bottiglietta, non è un problema. Usiamo bicchiere e unghie. Vi assicuro che è difficile gestire la situazione. E noi ci eravamo preparati un discorso introduttivo ieri al bar, ma abbiamo bevuto troppo e non ce lo siamo scritti. Giuseppe, il y a combien de gens qui ne comprennent pas du tout l'italien? Sì. Ok, on peut parler français. No, vada, on a toujours un interrupteur. C'est pour faire un grabido. Voilà. C'est un petit peu de français, un petit peu d'italien, et così non capiamo un cazzo de ça. Il est tout attendu à nous, à nos intervenants, è successo di tutto anche a loro. Una sola cosa mi premeva dire, che è vero quando diciamo che loro, i cattivi, non se ne renderanno mai. Noi, insieme agli Europeans, con la nostra amicizia, con la nostra voglia di fare, abbiamo dimostrato che neanche noi ci Avec les mots de Grillo dans ce blog, c'est que les mauvaises, ils sont toujours là. Il faut qu'on ait toujours lié les bloqués. On a eu beaucoup de soucis, et aussi nos intervenants, ils ont des soucis. Travaillons maintenant, il est pour arriver avec l'avion. Voilà. Et aussi, l'organisation, ce n'était pas évident parce que nous, on est juste des citoyens comme vous. On n'est pas des professionnels. Mais notre amitié, avec les Europeans, il a nous aidé à arriver aujourd'hui ici, et merci beaucoup d'être là. Et c'est vrai que les mauvaises ils sont là, ils ne s'arrêtent jamais, et nous aussi on est ici, et on ne s'arrêtera jamais. Merci. Je passe la parole à Marianne, et après à l'équipe. Bonjour, moi je ne vais pas faire de show du tout, parce qu'effectivement je ne suis qu'une simple citoyenne, je suis très heureuse au nom de l'Européen, c'est aussi au nom de Meetup, les amis de Pepe Grillo à Paris, de vous accueillir ici à cette conférence. L'Europeans espère ne pas rester éternellement. C'est un mouvement politique transeuropéen, citoyen transeuropéen, qui se veut d'initier la démocratie en Europe, donc un mouvement démocratique en Europe, et nous espérons que bientôt d'autres mouvements citoyens prendront la suite et prendront le relais. Voilà. Notre point commun également avec les mouvements BP Grillo, c'est que nous ne nous situons ni à gauche ni à droite. C'est vraiment un mouvement citoyen pour la défense de la démocratie en Europe. Je vais peut-être laisser la parole à Massimiliano pour oui. Présenter peut-être Meetup. Non, je vais faire la question à toi pour lancer les trucs. Je vais pas léger l'information. Oui, voilà. En fait, oui. Nous la conférence. Mais attends, j'ai fait comme Charles Aznavour et autres de vous. Alors. Non, c'est juste pour te poser un petit question. Moi, je la poserai en français. Oui. Et tout qui m'a demandé si le des femmes dans les meet-up, elle va faire un effort et dire en italien. Donc, Avec un accent. Avec un accent français. Et la question, c'est ça. Vous voulez parler entre vous? Oui, tout. Oui. Non, on te donnera tout de suite la parole. Il m'a coupé. Allora, cioè di? È così, si comincia, normalmente poi si diventa così. Cioè di che le parti politiche tradizionali non sono più capaci di rappresentare le volontà e i bisogni dei cittadini e di difendere i loro diritti. Yes. Bon, come i cittadini possono se riprendere della loro democrazia? Allora Massimiliano, tu m'as fait corriger perché j'avais tout a été temps e tu m'as fait corriger tout dit. Oui.
che i partiti politici tradizionali non sono più in grado di rappresentare la volontà e i bisogni dei cittadini. Come possono i cittadini riappropriarsi della loro democrazia? Lui avevo capito la traduzione. Allora, io prima di introdurre questi argomenti, che sono, io sono in fondo un comediano, sono per la, spiegare cos'è la democrazia e la politica, verrà un grande giornalista, poi ci sono dei personaggi più autorevoli. Io voglio dirvi una cosa, sono arrivato ieri a Parigi e ho avuto, sono stato prima a Londra e voglio dirvi questo, innanzitutto come funzionano le nostre istituzioni. A Londra sono stato invitato a Oxford e a parlare di blog, di rete, mi hanno invitato, c'era pieno di gente, docenti, una cosa commovente. E questo era, avevamo preso accordi con l'ambasciata inglese a, in Italia. Mentre eravamo lì è arrivata una telefonata dell'ambasciata italiana all'organizzatore dicendo: ma chi vi siete messi dentro? Lo sapete chi è dentro? Cioè, la nostra ambasciata. Poi per dirvi come funziona all'estero, io sono andato a Oxford, alla London Economic School of Economics, gente straordinaria, ci ha ricevuto il ministro dell'energia in Parlamento per parlare di energia e alla fine della conversazione il ministro a me mi ha chiesto: scusi, posso abusare ancora di qualche minuto del suo tempo? Ho detto, credo mi prendesse per il culo, perché allora io ho detto ministro, non esageriamo, è già un quarto d'ora che stiamo parlando, poi ancora di più, capisci? Allora, beh, dobbiamo tradurre. Ah no, qui si è situazione. Allora, sono convenevoli pure la situazione, mon travail dans l'Europe, je vais dans l'Europe pour faire dei danni in Europa. Sono arrivato a Parigi, il benvenuto di Parigi è stato che mi hanno rubato la valigia immediatamente. La valigia, dove con Riccolanti, ci hanno preso un po'. E c'erano i computer dello spettacolo, quindi adesso non avrò, dobbiamo rimontare le spettacolo de Sessuat, pure lì a Travaglietti, anche gagner quelque chose, perché pure paye il paye rien, e rien, e proprio lui c'è come vivo, c'è vivo, c'è doit vivre, comprendre, italien, ma c'è che campo. Je prova a traduire in italiano e in francese immediatamente, quindi eliminando l'esaurimento nervoso della situazione. Allora, la prima notte l'ho passata in un albergo che, se c'è qualcuno che lo conosce, non lo sapevo, ma già dal nome pensavo che non volesse dire la traduzione in italiano. L'albergo si chiama Pullman della Torre Eiffel. Ora, Pullman, ho detto sarà una onomatopeia, c'è un significato che non vorrà dire Pullman. Invece vuol dire Pullman, nel senso che era un deposito dei Pullman. Cioè, siamo arrivati. Quindi il mio ingresso alla... E poi ho visto che se io parlo, je ne parle pas français, je dois créer. Ma se je parle en français et j'ai fait un petit peu de l'homosexualité. Petit, hein? Alors, ça va, ça va piège, il albergo, mi capiscono. Però tutti gli italiani pensano che io sia diventato un culo, sono diventato un culo. Allora, io sono venuto qua, probabilmente vi interessa il perché sono venuto qua. Sono venuto qua a portare un messaggio, non sono in tournée di spettacolo, sto portando un messaggio quasi evangelico, un messaggio di pace, d'amore. Io sono molto cambiato in questi ultimi tempi. Io perché ho osservato anche che mi ha cambiato Travaglio, che poi verrà, perché io grido, faccio, sudo, quindi dicono tu è aggressivo, tu trovi aggressivo, tu ne due. Allora io, ma è la mia natura, io quando vedo Travaglio
Cano, questi occhi azzurri. Che regarde là, regarde là. E magari gli dicono delle offese terribili, terribili, e faccia di merda. E lui alza un yeux e dice: tu hai preso una multa nel 1900. Sono poi così distrutto. Sono venuto a portare un messaggio di avvertimento, una missione quasi evangelica, nel senso con di avvisare. Questa Incredible Italy che non è altro che un virus che si sta spargendo. E noi abbiamo inventato la strategia del putaniere politica, cioè che noi espandiamo, non so come sapestra decide il putaniere in francese, strategie. Della pietà, da madame, che lei è informativa, la strategia è quella che noi ci hanno sempre preso per il culo all'estero, preso in giro all'estero, che siamo gli italiani, la mafia, beh, noi siamo nelle prime 5 mafie del mondo, le prime 3 sono gli italiani, però è una mafia diversa, sono i figli dei mafiosi, che hanno fatto dei master ad Harvard e non si chiamano più Totò Occulto ma si chiamano amministratori delegati, quindi la nostra 'Ndrangheta sta colonizzando mezza Europa e sia la Francia, la France e sia la Spagna, sia la Germania non hanno anticorpi. Come dite voi anticorpi? Anticorpi? E io sono venuto a dire state molto attenti, perché come si fa a spiegare l'Italia a uno che non è italiano? Come facciamo a spiegare in Italia dove c'è un ministro della cultura Bondi che scrive poesia d'amour alle premières, a Monsieur Sacré-Cœur? Come sa farlo? Psiconano ormai è andato oltre, sta delirando, va in Israele, dice venite in Europa, va in Palestina, dice gli israeli sono delle merde, sta delirando da tutte le parti. Allora come facciamo a spiegare che noi abbiamo dentro il Parlamento una 20 di condannati, un 80 di prescritti e patteggiati? Come facciamo a spiegare che abbiamo un ministro delle pari opportunità che è uno dei più bei culi d'Europa, esposto in tutti i finestrini dei camion di mezza Europa? Quindi, come facciamo? Ma noi siamo un virus, ci avete sempre preso per il culo, voi parisien, les italiens, noi state attenti, noi abbiamo inventato il fascismo, l'abbiamo esportato in tutto il mondo, mentre voi dicevate les italiens. Do la parola alla memoria stoica, all'archivio stoico di tutto. Ecco, si mette lì l'occhiettino, consulta, sta ore e ore a dire, scrive libri di 32 kg. Come fa a vivere un uomo così? Bene. Allora, quest'Italia che noi dobbiamo spiegare come fa, e anche il nostro modello sta arrivando in Francia, perché Sarkozy, che
secondo me non ha attinenze con il nostro, se non qualche gesto così di megalomania, ma la storia è diversa. Ma ha frequentato e frequenta qualche zona dell'Italia. Da quando viene in Italia anche lui comincia ad avere degli effetti collaterali. Infatti non è mai stato così, invece sta così, viene in Italia e poi viene qua e cerca di mettere a capo dell'amministrazione pubblica suo figlio. Non era così lui. Qualcuno deve avergli detto qualcosa. Noi siamo così, state molto attenti. Io ho parlato con la moglie di Topolanek. Topolanek, la moglie, dice: guardi che mio marito ha un pudore in casa, si gira col maglione accollato, non si è mai messo neanche in accappatoio, nessuno l'ha mai visto in mutande. 3 giorni in Costa Smeralda era con Topolanek. Quindi noi siamo, abbiamo questa strategia, ed è un paese si parla di Grecia. Vabbè, io non voglio parlare di politica, poi ci sarà lui. Vi dico brevemente, 5 minuti, la storia, perché sono qua. Probabilmente vi interessa perché io ho fatto, essendo stato espulso dai mezzi di comunicazione e dalla televisione, ho fatto un blog, ho messo su sto blog, io 5 anni fa, compie gli anni in questi giorni, il 5° anno, e il 5° anno i risultati sono... direi, se non me li dico da solo, non dice nessuno, me li dico io. Allora, sì, ma mi devo dire le cose da solo, è pazzesco. Bene, in 5 anni, in 5 anni, noi abbiamo avuto 300 milioni di ingressi, come si sapete. Il ton è la televisione, il ton è la televisione. Oh là là. Vabbè, le conta, 300 milioni di persone che hanno visitato il blog in 5 anni, 300 milioni. I filmati che guardiamo nel blog, i filmati miei, dei miei collaboratori, sono stati visti, anche i suoi ci sono, quelli di 45 minuti che sei in casa, che dici finirà adesso. Bene, i nostri filmati sono stati visti da 60 milioni di persone in Italia. Quindi siamo una realtà, e non è più parlare di blog, siamo un punto di riferimento dell'informazione in Italia, e ce lo siamo guadagnato tutti. Io ho avuto l'idea di... io facevo gli spettacoli che rompevo il computer, dalle proscene, il computer avec una masse, una cassette, l'ordinatore. Quindi ero pazzo con la rete, 5 anni fa, 6 anni fa, la rete non la riusciva a capire, era una rottura di coglioni, cioè, i computer si bloccavano, avevano i virus, io ho preso il virus, l'ho fatto ricoverare 3 volte in osservazione, non mi capacitavo che per chiuderlo dovevi schiacciare star, ma che cazzo vuol dire? Quindi io lo rompevo con la mazza. Poi un giorno, c'è il libro, libreria. Qualcuno vuole un caffè, ti rendi conto? No, ma che cazzo, chi è? Perché un algerino, sei algerino, perché ici la situazione, allora, leggo un libro, conosco questo, leggo questo libro interessante sul web e conosco questa persona, Casaleggio, che è un mio, adesso siamo collaboratori, siamo 5 ragazzi, 30, sono 5 ragazzi di 30 anni, fantastici, e mettiamo su sto blog, io il primo giorno, il 6 di gennaio del 2005, mi metto a mezzanotte in casa col computer e scrivo la mia prima, mettilo lì, non distrarre la cosa, qui c'è il pathos e me lo rovini con un cazzo di caffè, aspetta un po', il pathos. A mezzanotte io sono lì e scrivo da solo in mutande, a mezzanotte in casa mia, in mutande. Come Topolanek, mi metto lì e scrivo la prima frase del blog, ce l'ho sulla mia scrivania e scrivo a mezzanotte: c'è qualcuno che mi può rispondere? Perché era il primo collegamento con qualcuno nella rete e sto lì ad aspettare. Mio figlio Ciro, io ne ho 6 figli, Ciro quello più piccolo 10 anni,
vada, mia moglie dice, mamma, c'è papà che sta fissando lo schermo totale da ore e passo. Alle 3 di notte il primo, e lì nasce il più grande blog d'Italia, la prima risposta, il mio vicino di casa, che mi dice, che cazzo fai alzata questa? Ed è partito tutto da lì, vada a vedere, c'è la frase. E da lì è successo di tutto, io ero in tournée. Non so, andavo a Torino, a Alessandria, a Roma con lo spettacolo, no? Je travaille dans le spettacolo e scrivevo a Pré, dans le blog, dicevo c'è qualcuno a Torino che mi può dare delle informazioni su Torino? Così io le metto dentro lo spettacolo, no? Allora arrivavano tutte le informazioni, c'è questo, c'è quell'altro, cittadini che mi informavano e io avevo una grande soddisfazione. Arrivavo a Torino già con la querela prima ancora che parlassi. Io ho inventato la prequerela, non è mai stato. E quindi è iniziato tutto così. Siamo arrivati a questo e poi da lì sono nati i meetup, purtroppo. Vedete i risultati, insomma, un po'. I meetup, gruppi di lavoro, i videi. Poi un giorno ho detto, facciamo questo cazzo di videi. Non ce la facevamo più. Con questa roba destra, sinistra, core, questi mostri, mignotte, massoni, P2, tutto mischiato. Allora facciamo un vaffanculo dei a tutti, proprio dall'anima, un soul, un music soul, vaffanculo, soul dall'anima. E allora ci siamo visti, senza un minimo di pubblicità, ovviamente, dei giornali. E mi ricordo quando Padellaro facevo delle pagine bianche su di noi e il 6 settembre succede qualche cosa di strano, che compaiono dalla rete quasi 1,5 milioni di persone a Roma, Milano, nelle piazze, a fare un video, ma non a fare un video per mandare a fanculo e basta, ma un video per fare diventare un paese quasi normale. Cioè non volevamo fare rivoluzioni, volevamo solo mandare via almeno quelli condannati dal Parlamento. Ma cosa ci vuole? Cioè io ho detto, ma lo faranno sicuramente, l'hanno fatto in Brasile, hanno mandato 17 condannati via dal Parlamento, perché ce l'abbiamo tutti, aspettate voi fra qualche mese, cari amici. Bene, quindi abbiamo fatto 350.000 firme per dire basta condannati in Parlamento, due legislature, perché abbiamo ministri che sono lì da 30 anni, 30, nessuno ha dato una delega pour tout la vie, tu dois travailler et après, Orde, o le Facebook. Due legislature, quindi tre, il voto di preferenza, siamo andati a votare senza voto di preferenza, quindi abbiamo 1,000 parlamentari che sono stati 995 eletti da 5 segretari di partito. Ci sembrava di fare una cosa normale, abbiamo raccolto 350.000 firme in due giorni per una legge popolare, quindi non è un vaffanculo così, la gente si è messa in coda a firmare, vedere delle code, guardate che è impressionante vedere degli italiani in coda e un Parlamento, non è mai successo, non era mai successo. Mettono queste 350 firme in un cassetto e non succede più niente, vado a parlare, sei fermo, non farmi dei gesti, ma questi cos'è? Hai scriato il calchi di caffè? Vuole pure la tazzina indietro, vedi, ma io non mi bevo mica la tazzina, te la lascio qui. Vuole la caparra sulla tazzina, ma come cazzo siamo? Non è che a Genova abbiamo la caparra. Bene, allora vado alla commissione affari istituzionali, questa è bellissima perché non la sapete, alla commissione affari istituzionali vado lì, mi metto la giacca, guarda, sono uno dei più eleganti anche qui, ora vado con giacca, cravatta, mi siedo col mio PC, vado lì col Mac, mi apro il Mac, proprio perfetti, tutti col giornali stropicciati, che aveva l'Unità, proprio dei giornali incredibili. E allora
E dico che è un governo anticostituzionale, che la commissione che avevo di fronte non è stata eletta dai cittadini, che manca una democrazia perché i cittadini non hanno eletto nessuno, voi siete abusivi, dico veramente quello che era, e dico ci sono 1000 parlamentari non eletti da nessuno, e tra cui, se vi è consentito il termine, alcune mignotte. Al dire tra alcune mignotte è il minimo sindacale che si può dire. Alcune mignotte. Ieri mi arrivano 19 querele di 19 mignotte in parlamento. Parlamentare che non so che cazzo è, mi si è sentito ammignottato anche lui. Questo è il nostro paese. Viene la seconda carica dello Stato, Schifani, a onorare la bandiera, onorare il drapeau, e a Reggio Emilia, il drapeau, e io vado lì, educatamente, chiedo se poteva darmi una risposta sulle 350.000 firme. Lui è il capo del Senato, è lui che dovrebbe discutere la legge popolare in Parlamento, e lui mi manda prima la Digos. Questa è bellissima, arrivano quelli della Digos, dicono buongiorno, la Digos, no? La Digos è la Polizia Segreta. Lo sapevano tutti chi erano, che cazzo di polizia segreta, tutti mentre per la sala Gino e il segreto Gino sono io. Allora il presidente Schifani vuole riceverla personalmente, privatamente. Io dico privatamente, io sono onorato che il presidente mi vuole ricevere privatamente. E mi scappa una parola che non avrei mai detta nella mia vita se avessi saputo le conseguenze, e dico: je viens, io vengo con una webcam. La Digos mi guarda, webcam, si guardano e dicono: un attimo, dobbiamo webcam. E vanno via mormorando, no, guardano sull'enciclopedia, ma non c'è ancora. Quindi vabbè, dopo un'ora mi vengono a prendermi, dice: c'è il prefetto di Reggio che vuole conoscerla, che è il rappresentante dell'istituzione attraverso per i cittadini. Mi riceve, io entro in questa casa, vedo una signora con una crescita così di rossa, così, e io stavo per dirgli: la signora è in casa, e invece era il prefetto, era lei. Dice: sono il prefetto qua, sono il prefetto di Reggio Emilia, rappresento l'istituzione. E mi dice: cos'è questa novità della webcam? E ci dico: guardi, è una cosa piccola. E vabbè, allora dice, per farvela breve, insomma, lui non accetta la webcam e vuol fare un incontro privato. Io dico di no, perché deve dare una risposta a 350.000 italiani, perché hanno paura di essere giudicati dagli italiani. La web non è altro che poi il contraddittorio di milioni di italiani che ti giudicano. E come il nostro presidente Morfeo che va e si accorge per la prima volta, il 31-12, fa il discorso de Danè al popolo italiano attraverso YouTube, perché scopre che c'è YouTube. I suoi consiglieri, che hanno 1,84, l'altro 92, hanno un catetere unico. Un shows, e dicono: c'è la web, c'è un...
Grazie a Beppe. Purtroppo Beppe sta dans l'amour à Marianne qui vous présente Frank Bianchi qui on remercie beaucoup parce que un moment ragazzi purtroppo Beppe deve che c'è? Vado deve andare, si hanno fatto amicizia, non capisco in che lingua parlo, lui in genovese e uno in francese, cioè tu sei in contatto. Siamo ragazzi, un applauso all'intanto mia figlia con l'idea. Allora, noi abbiamo, in più, prima che se ne va, allora, aspetta Beppe, perché questo qua è il bonnet frigiant, che è stato utilizzato dai persiani nel XVI. Lei è italiana, ha sposato un ragazzo di Parigi, francese, lei è romana, e adesso se sentite parlare suo marito diciamo non per un perché siamo meravigliosi. No, volevo solo dire che io ho fatto una società con la Bruxelles 2 giorni fa, sono entrato in quella io il discorso che ha fatto lui è così, ma ci sono 500 milioni di cittadini europei, 498 milioni non sanno nulla dell'Europa e io credevo fosse così un difetto, invece è voluto, l'Europa è stata disintegrata dall'interno, dei suoi valori, è finita.